Abbiamo ricevuto questa donazione tramite l'Ordine Costantiniano, che ci farà pervenire, in parte già arrivato ma il grosso deve ancora arrivare, di circa 20 bilici di materiale sanitario, che stiamo predisponendo alla distribuzione tra le associazioni del terzo settore, le RSA e gli ospedali. All'interno ci sono tutti quei materiali di uso comune che in questi anni le associazioni che ho citato prima hanno dovuto utilizzare in grosse quantità, tipo gel sanificanti, mascherine, camici, guanti, siringhe, e quindi tutto materiale di consumo che ovviamente stiamo donando a quelle associazioni / società che in questi anni hanno dovuto sobbarcarsi delle spese importanti per poter far fronte a quella che è stata la pandemia da Covid. Questo è tutto materiale della struttura commissariale, che quindi ha messo a disposizione, che grazie a questa associazione del Cavalleresca ci è arrivata in Liguria e che grazie anche alla collaborazione dell'ASL stiamo distribuendo su tutta la regione. Io innanzitutto bisogna ringraziare il dottor Rizzani dell'Ordine Costantiniano, il delegato Lombardia, perché si è messo in moto per far arrivare questo carico di materiale sanitario alla Regione Liguria. Ringraziamo anche il signor Flavio Lucentini, cavaliere dell'Ordine Costantiniano, che mi ha avvisato, essendo il gestore di ANASTE, Associazione Nazionale Strutture Terza Età, ci siamo subito messi in moto per cercare di donare alle imprese piccole e medie sociosanitarie della Liguria, agli ospedali, agli enti, alle pubbliche assistenze e alle onlus più materiale possibile. Alle nostre spalle troviamo gel sanificante per le mani, troviamo i dispenser a muro, troviamo le mascherine chirurgiche, le FFP2, i guanti e troviamo i calzari e le tute per i medici o i sanitari in sé. Comune di Genova è parte attiva, come parte attiva la Regione, che io ringrazio perché ci stanno supportando. L'assessore Sergio Gambino si è messo immediatamente a disposizione con questi uomini formidabili della Protezione Civile e del volontariato degli Alpini e dei Carabinieri, che notte e giorno in continuo stanno aiutando al carico e scarico di questi enormi mezzi che stanno arrivando in Piazzale Kennedy.